presa qui un'amica che grazie a Dio mi aiuta a dire quel poco che dal cuore viene fuori. Gabriella will speak her heart in Italian and I will translate it for you in English. Voglio ringraziare intanto tutte le persone che hanno permesso di realizzare questo meeting, da Mr. Charu, manager dell'Hotel Great Ganga, Ms. Chavenger, the Mayor Manoji Devedi, and other organization George Bader, lui è il presidente del centro di luce qui a Rishikesh, e tutto il gruppo italiano naturalmente che è qui per una testimonianza che l'Oriente incontra l'Occidente. Quindi so Gabriella is thanking all the people who have made this meeting possible, all the people here in India, also the organization in Rishikesh for Shanti Mandir, and all the European people who have come here, also the Italian group, and Mr. Charu. I'm not going to repeat the names, maybe because the names have been understood. Amo is secretary, and the Mayor Manoji, the Lady Manoji. Voglio ringraziare la presenza qui di Swami Sitananda. Sarasvati. To thank the presence of Swami Sitananda Sarasvati. Ci ha dato questo grande messaggio e ha detto una cosa molto importante, quello che poi noi tutti crediamo, che l'amore è il trait d'union fra Oriente e Occidente. Who has given us this beautiful message and said something we all believe in, that love is the link between West and East. Non c'è separazione, non c'è divisione fra Oriente e Occidente, ma solo attraverso il messaggio del cuore c'è un dialogo. There's no separation between East and West, and through the heart's words then there can be a dialogue. Noi siamo uno, noi siamo gocce di un unico oceano. We are one, we are drops of the one ocean. Ora voglio proprio sottolineare questo, il dialogo della pace fra fedi e culture, religioni, e a confronto tra Oriente e Occidente, quale punto di incontro. She wants to speak about the dialogue of peace between faith and culture, religions, comparing religions from East and West, and what is the meeting point. Tutte le religioni nella storia dell'umanità hanno assunto un ruolo importantissimo perché hanno sopperito all'innegabili dubbi esistenziali dell'uomo, aprendogli il sentiero che conduce alla ricerca della divinità e del senso della vita. All religion in the story of humanity have assumed an important role because they have helped resolve the undeniable existential doubts of man, opening for him the path that conducts to the search of divinity and to the meaning of life. Essi inoltre hanno stabilito sin dagli albori primordiali le prime regole di comportamento, pur tuttavia per affermarsi nel lungo corso della loro storia sono stati necessari adattamenti, compromessi e anche irrigidimenti e coinvolgimenti per l'ingerenza del potere temporale. Besides, they had established since the primordial dawns the first rules of behavior, also nevertheless to affirm in the long process of their history there have been adaptations, compromises, and also stiffenings and involvements for the interference of the temporal power. Ciò ha determinato talvolta un allontanamento delle religioni dall'essenza della divinità e contemporaneamente l'uomo dalle stesse. And this has sometimes brought about the religions getting far away from the essence of divinity, and contemporarily the man from the same.
concetto di divinità tuttavia è sempre uguale per tutte e non potrebbe essere altrimenti perché è sinonimo di verità. The concept of divinity though is always equal for everybody and it couldn't be otherwise because it is synonymous of truth. Queste considerazioni, a dispetto della mia cultura cartesiana, mi hanno spinto a ricercare le radici della verità fino a trovarla nell'assoluto metafisico, e l'assoluto trascende il Dio formale di cui ci parlano le religioni, perché è un concetto così astratto da non poter essere circoscritto da qualunque azione e neppure dalla stessa religione, perché questa stessa lo limiterebbe, mentre egli è assolutamente indeterminato, non ha forma perché è infinito, è immobile perché occupa ogni immaginabile spazio, è onnisciente e onnipresente in quanto mente universale e coscienza cosmica, è assoluto, è soggetto e oggetto, è creatore e creatura, è l'uno senza secondo, l'alfa e l'omega, il principio e la fine di ogni verità. These considerations, in spite of my Cartesian culture, have led me to seek the roots of truth until I could find them in the absolute metaphysical. And the absolute one, the formal God of whom they speak, transcends the religions. Because it is such an abstract concept that one is not able to circumcise it by whatever action and by whatever determination. And even it cannot be circumcised by the same religions themselves, because this would limit it, while it is